Si sente bene, ottimo. Allora, io direi di iniziare a introdurmi un attimo per chi non mi conosce, per chi arriva dal canale di 2F Hiking. Poi ovviamente questa diretta rimarrà salvata anche per essere visibile nei giorni futuri, per chi non può essere presente stasera. E che dire, io mi chiamo Stefano Cerutti e sul canale YouTube Frame per Second pubblico video principalmente di escursioni e di trekking nelle mie zone dell'Alto Piemonte, quindi dell'Ossola e della Valsesia e del Lago Maggiore a volte. E è una passione perché poi di mestiere faccio tutt'altro. E niente, ultimamente mi sto divertendo a fare queste dirette con persone o progetti interessanti che trovo bazzicando qua e là su YouTube. E vi riassumo brevemente quello che ho già fatto a livello di dirette sul canale. Potete trovare la prima diretta che ho fatto, che è con il progetto Strade Pulite di Varese. Sono praticamente dei volontari che si occupano di andare a pulire il ciglio della strada dall'immondizia, dai rifiuti. Ed è un progetto che sta prendendo piede in buona parte del nord Italia, principalmente nella provincia di Varese e di Milano, e a breve organizzeremo un primo evento di raccolta rifiuti anche qua a Borgo Manero, dove abito io, in provincia di Novara. E quindi, insomma, speriamo che questa cosa prenda sempre più piede perché è una bella cosa. La seconda diretta che trovate riguarda un libro che si intitola Partigiani di Valgrande, che ha scritto un ragazzo che conosco, che parla del rastrellamento nazifascista della Valgrande del 44, e quindi nella diretta abbiamo chiacchierato un po' di questo libro, su cosa si può trovare all'interno di questo libro e come preacquistarlo, perché al momento è ancora in prevendita. E poi ho fatto due dirette molto interessanti in zone diverse, una in zone diverse da quelle in cui vado solito io a camminare, che è la Liguria, una regione interessantissima dal punto di vista del mare, ma anche dal punto di vista delle escursioni in montagna. E abbiamo fatto una bellissima chiacchierata con Flavia e Stefano del canale YouTube Per Valli e Monti, che se non conoscete vi invito ad andare a vedere, a conoscere, perché sono bravissimi, sono davvero molto simpatici e i sentieri che recensiscono sono molto interessanti. Ed infine, settimana scorsa, l'ultima diretta che ho fatto è con i ragazzi di Itinerarium, che praticamente loro non hanno, hanno il canale YouTube, ma è ancora embrionale. Principalmente loro utilizzano Instagram per recensire sentieri qua dell'Ossola, della Valsesia, dei laghi, quindi delle mie zone. E li ho conosciuti tramite Instagram, tramite i social, ed è nata una bellissima, quella che sta diventando una bellissima amicizia. Loro sono molto in gamba, quindi se non li conoscete e avete intenzione di scoprire un po' di posti delle mie zone, delle mie valli, seguiteli su Instagram perché troverete sicuramente degli spunti molto interessanti. Ma bando alle ciance, questa sera, dopo aver parlato di Liguria e di Ossola, ci spostiamo sempre in Piemonte, ma in alcune zone che io non conosco ancora così bene, quindi le valli del Torinese. E le persone che vado a presentarvi per chi ancora non li conoscesse sono Federica e Fabio del canale 2F Hiking. Facciamoli entrare. Eccoli Eccoci, qua. ciao. Ciao Ciao a ragazzi. tutti, ciao ragazzi. Ciao a tutti. Tutto bene? Bene, Sì, bene, siamo dai. carichissimi. Bene, ottimo. So che è la Vai, vostra vai. prima diretta su YouTube, mi dicevi Sì, Federica. è la prima diretta su YouTube, ci siamo scritti gli appunti, ce li abbiamo qua di Anch'io ho lato. gli appunti con qualche domanda interessante. Eh sì, per forza. Non si può far mancare niente. Bene, per chi ci Verissimo. segue, cioè, è interessante sapere che è la prima volta che ci conosciamo anche noi dal vivo, quindi tutto quello che andremo a dirci Dal è vivo. sì, dal vivo virtuale per il momento. Insomma, sarà bello conoscerci meglio anche grazie a questa diretta e poi magari chissà in futuro si riuscirà a fare qualche camminata insieme. Speriamo, sì. Certo, dai, sicuramente organizzeremo. Va Ma bene, quindi tu per rompere. sentieri del Torinese, quindi niente proprio? Niente, non hai fatto nulla? Ok, Poco poco, dopo ci arriviamo, sì, va qualcosa di bene. là, però dopo mi dite se sono andato in posti belli o c'era di meglio. Ok.
Dai, per rompere il ghiaccio, presentatevi un po', diteci un po' cosa fate nella vita e come è nata questa passione, questo canale. È una cosa lunga, così di questo passo finiamo domani. No, dai, cercheremo di essere un po' stringati. Allora, mi chiamo Federica, sono un'appassionata di trekking ed escursionismo e qualche anno fa, più o meno tre anni fa, ho deciso di creare questa pagina Instagram chiamata 2F Hiking perché volevo condividere con le altre persone la mia passione, ma c'era anche un altro motivo. Io mi occupo di digital marketing e quindi avevo anche il piacere di testare le cose che stavo allora imparando su un profilo reale e soprattutto su un profilo per cui provavo veramente una passione fortissima. Quindi ho detto, se non riesco con questo profilo che riguarda la mia passione, non potrò riuscire con nient'altro. Okay. E quindi è stata in parte una palestra, in parte un modo per condividere quella che era e che è tutt'oggi la mia passione. E dato che è andato comunque benissimo, da lì pian pianino negli anni ho iniziato a creare poi anche la pagina Facebook, il blog, e poi quando ho conosciuto Fabio abbiamo creato anche il canale YouTube. Esatto, sì, un paio d'anni fa praticamente. Racconta come è andata, Fabio. Fondamentalmente io ho sempre avuto un po' il pallino di voler fare qualcosa su YouTube e quando appunto ho conosciuto lei ho pensato, perché non portare questa cosa su YouTube? Perché potrebbe essere molto interessante. Anzi, diciamo che andare a camminare in montagna, lo sappiamo tutti, ti dà la possibilità di fare delle riprese bellissime su panorami stupendi, quindi secondo me era perfetto per iniziare un canale. E così abbiamo deciso di iniziarlo insieme e insomma io ho detto mi occuperò della parte un po' più tecnica se vogliamo, però insomma assieme lo portiamo avanti così almeno ampliamo un pochino tutto quanto il discorso per avere anche più canali su cui mostrare queste cose. Perché di fatto io non ero in grado di gestire un canale YouTube da sola, di farmi video eccetera eccetera e avevo anche altre cose, cioè non potevo da sola fare ogni cosa e soprattutto YouTube all'epoca non lo usavo neanche così tanto, quindi era proprio un mondo un po' sconosciuto se vogliamo per me e quindi quando mi ha proposto questa cosa io gli ho detto va bene, però nel senso andiamo, facciamo le escursioni insieme, parliamo delle escursioni che facciamo insieme ma poi montaggio e tutte le ricerche che si devono fare, te lo puppi tu, esatto. Io non ne voglio sapere niente e quindi è andata così. Sì. Ah, ho capito, quindi è nato prima il profilo Instagram tramite te Federica e poi vi siete conosciuti dopo quindi. Sì, perché una cosa che mi chiedono in molti, 2F Hiking non significa Fabio e Federica, ma significa Federica Figliuolo. Che mi ma sai che ci ho pensato, ma questa gliela voglio proprio chiedere, perché potrebbe essere... E io ti ho già risposto, perché lo so che vogliono tutti chiedermi questa cosa. Sì. È stato un caso, Federica e casualmente ci azzeccava anche Fabio e Federica, sì. Pensate. L'hai scelto apposta perché si chiamava Fabio, di la verità. Io già lo sapevo che sarebbe una così. Sì, era tutto programmato. Forte. E quindi, ma la passione per la montagna vi è arrivata grazie a Instagram, grazie a YouTube, oppure è già una cosa che avevate già da bambini magari, oppure da ragazzini? Allora no, per me no, nel senso che io l'ho scoperta tardi, perché comunque ho iniziato a frequentare la montagna a 23 anni, adesso ne ho 28, quindi comunque abbastanza tardi. E i miei genitori non erano assolutamente appassionati di montagna, infatti non mi hanno mai portato a fare degli sport in quell'ambito lì. E in realtà è nato proprio per caso, nel senso mi sono ritrovato un giorno per caso a fare un giro in moto al Nivolè, che non so se hai presente, okay, sì. Ma nel Parco del Gran Paradiso, e da lì ho iniziato a frequentarlo sempre di più, fino a quando appunto ho detto no, io non lo mollerò mai più. Questo è mio, farà parte di me per sempre. E la mia storia è un po' questa. No, io in realtà da piccolino comunque andavo in montagna in maniera un po' sporadica, nel senso che con parenti, amici, eccetera, mi capitava. Però da parecchi anni che avevo perso un po' questa cosa. In realtà, conoscendo lei, poi ho riscoperto questo piacere di andare in montagna. E se vogliamo, ho anche un po' superato i miei limiti, perché io soffro di vertigini tendenzialmente, diciamo che faccio un po' fatica. E all'inizio è stata anche abbastanza dura, perché comunque su determinati sentieri
non avevo tutta quella dimestichezza che si dovrebbe avere in quei contesti. Poi invece con il tempo devo dire che si è alleggerita molto questa pressione delle vertigini, non ho più avuto problemi particolari, anzi siamo addirittura arrivati a fare vie ferrate quest'estate. Ho visto che quindi anche per via ferrata. Direi che l'ho superata, insomma. Questo è un messaggio bravissimo a tutti quelli che hanno magari problemi di vertigini, potete tranquillamente superarle, è solo una questione mentale, è una questione di abitudine. È stato veramente bravo, io mi ricorderò per sempre quella scena di quella volta. Sì, all'inizio è capitato una volta in cui mi sono praticamente bloccato a un certo punto, perché sono andato in panico e non me la sentivo di proseguire, sono dovuto tornare indietro. Ma poi dalla volta successiva... Era uno dei primi sentieri che facevamo io insieme, quindi che portavo, l'avevo portato con me. E poi da lì ho deciso che insomma non era il caso di farsi condizionare così tanto da quella che alla fine è più che altro una congettura mentale, ed effettivamente ha funzionato, dandosi un po' di carica, insomma è andata oltre la cosa e sono riuscito a superarla tranquillamente. Adesso diciamo che me la cavo abbastanza bene, sicuramente non scalerò mai l'Everest, però insomma... Diciamo che mi sento molto più a mio agio, ecco. Già le ferrate è già un grande passo avanti. È stato un bello step. E tu quanti anni hai, Fabio, invece? Io ne devo fare 34 a giugno, praticamente, ormai manca poco. 87 sei, quindi. Esatto, 87. Un anno in più di me, sì, sono 88, ok. Ok. Invece tu hai detto 28 anni, Fede? Sì, io sono del 93. Okay. Ho capito. Bene, bene. Okay. Ecco, questa è la nostra storia. La vostra storia, bene. E vi siete conosciuti in montagna o... No, in realtà... Perché poi siete di Torino, giusto? Che non l'abbiamo ancora detto. Sì. Sì, in realtà io sono del Canavese. Non so se è presente come zona. Comunque sono di lì. Poi adesso viviamo a Torino. Comunque sì, siamo alla fine di Torino, provincia di Torino. No, ci siamo conosciuti perché abbiamo un'amica in comune che un giorno ci siamo conosciuti per quello, siamo usciti tutti insieme così per caso, ci siamo conosciuti e da lì cosa nasce cosa. La montagna ancora non c'entrava, poi no. Anche se diciamo che fin da subito gli appuntamenti si sono spostati direttamente in montagna, quindi abbiamo subito iniziato a camminare. Sì. Bella storia. E quindi in che zone del Piemonte, diciamo, bazzicate principalmente? Diciamo torinese, quindi Val di Susa mi viene subito in mente perché forse è un po' più famosa. Val di Susa, anche se abbiamo iniziato a frequentarla ultimamente. Allora, quando ci siamo conosciuti, appunto, essendo io del Canavese, ero più vicina alla Valle dell'Orco, che è comunque sempre parte del Parco Nazionale del Gran Paradiso. Okay. E quindi abbiamo iniziato a frequentare i sentieri di quella valle, solo che poi magari fermandoci a dormire a Torino, andare fino a là veniva un pochino più scomodo, allora abbiamo iniziato a frequentare le valli di Lanzo abbastanza e la Val di Susa anche pian pianino. Quindi diciamo che le valli principali che noi abbiamo frequentato sono Valle Orco, Valli di Lanzo e Val di Susa, sì. Mm-hmm. Sì, che non conosco. Ho visto qualche vostro video, però non ci sono mai stato Vall'Orco e Valle di Lanzo. Sono stato nel Gran Paradiso, però dall'altra parte, in Valle d'Aosta. Ok. In Sì. Molto bello anche lì. Ci sono veramente un sacco di sentieri, di cime bellissime in quella zona. Sì. Io la adoro proprio, è la mia valle del cuore. Ma Valle d'Orco è dove c'è anche Ceresole Reale? Sì, esatto. Sì. Ah, è proprio la valle di Ceresole. Okay. Sì. È già un posto più famoso, diciamo, più rinomato. Sì, è vero. E poi da lì si va al Col del Nivole che hai citato prima, giusto? Sì, esatto. Sì, bene. No, perché quella zona lì volevo andare. L'anno scorso avevano emesso questi voucher Piemonte per incentivare un po' a viaggiare all'interno della regione e volevo quasi acquistarne uno, poi ho visto che erano scaduti subito quelli nelle zone più rinomate, non ho fatto in tempo a prenderlo. Però sì, devo andare a vedere quella zona lì. E no, invece in Val di Susa, collegandomi alla domanda che mi hai fatto prima, sono stato agli Orridi di Foresto. Dove non siamo stati noi, non ancora. Dove c'è una ferrata bellissima che tutti ci consigliano. E infatti... Quella lì l'ho fatto. Ah, ecco, ok, perfetto. Sì.
Nella mia lista di cose da fare nel 2021, che a ogni diretta tiro in ballo questa lista di cose da fare del 2021, che ormai è lunga, 2 chilometri e mezzo. Ti capisco. Ti capisco. No, gli Ori del Foresto per me è stata una scoperta. Era stata, tra l'altro, la mia prima ferrata. Mm-hmm. Ero a un gruppetto, ci ha portato mio fratello che ai tempi faceva alpinismo, faceva ferrate, lui è più grande di me di 3 anni. E andava spesso a fare robe anche un po' spinte. E allora mi aveva detto che sta ferrata era bellissima, cascate, torrente. È stata una scoperta meravigliosa. Ho fatto anche un video, uno dei primi video che ho sul canale, ma appunto, essendo uno dei primi, insomma, è montato un po' così alla Carlone. Vabbè. Adesso col senno di poi lo farei, spero, molto meglio. Però di bellissimi ricordi, guarda. È quello che diciamo comunque sempre anche noi dei primi video che abbiamo fatto. Sì, sì, ma è naturale, con il tempo poi magari si imparano nuove tecniche, nuovi modi di narrare, di montare, quindi sicuramente si va migliorando, appunto, si spera, ecco. Ma altrimenti... da quant'è che hai il canale tu? Ma io il canale ce l'ho da parecchi anni, ma prima lo usavo proprio per... Qua organizzavamo un torneo sportivo nel mio paesino, magari caricavo video delle partite, così, una cosa... per aggregare tua, insomma. Esatto, locale. Sì, sì. E poi ho iniziato a farlo seriamente, vabbè, quando ho cambiato il computer, che ho detto, dai, voglio fare qualcosa un pochino di più, anziché montare con Movie Maker, magari con Adobe, con Premiere. Mm-hmm. E quindi ho cambiato il computer quando mi sono trasferito qua, quindi 5 anni fa. E inizialmente ci ho messo un po' a ingranare. Poi la spinta di farlo un pochino, tra virgolette, più seriamente... Certo. È arrivata grazie a un documentario che ho fatto sulla Val Grande, che è una valle qua della mia zona, che mi ha dato un pochino più di visibilità, e quindi da lì ho detto, dai, proviamo a farlo con un pochino più di costanza, ecco, poi senza grosse pretese, però... Diciamo che l'aspetto, se vogliamo, un po' negativo... è che facendo, appunto, noi, come anche te, video di sentieri... poco conosciuti, cioè, o meglio, non conosciuti da tante persone, è difficile avere quella botta di crescita su YouTube. E si fa un pochettino fatica. Anche perché negli ultimi anni, non so se avete notato anche voi, comunque è un argomento molto popolare. Hanno iniziato, vabbè, penso che li conoscete, 2 youtuber abbastanza famosi, Alessandro Walking Nose e Nero. Li conosciamo. Forse sono stati tra i primi che hanno iniziato a fare questo genere di video. Sì. E poi vedo che adesso ce ne sono veramente una miriade. Molti sono anche interessanti, ad esempio la diretta che ho fatto con per Valli e Monti, questi ragazzi della Liguria, è stata super. Cioè, ho delle persone, bei posti, quindi poi è divertente. No? Sì, certo. Altri invece sono un po' più, così, diciamo, meno curati. Come noi agli inizi, dai. Bisogna anche scoprire un po' i canali interessanti. Poi quando vi ho scoperto, infatti, vi ho seguito per un po' e ho detto, dai, chissà se hanno piacere a far due chiacchiere. Ma volentieri, noi siamo sempre contenti, anzi. Sì. No, perché ho visto su Instagram che tu fai tantissime dirette ultimamente. Ma sì, ma ho iniziato un mese fa. In un mese mi sono messa, perché poi le faccio sia sul profilo di 2F Hiking sia su Hikers Piemonte. E a tal proposito mi ricollegherei anche parlando un pochettino di quello che è Hikers Piemonte, perché poi in realtà, dato che parliamo principalmente di sentieri in Piemonte, forse più... che 2F Hiking io collegherei a Hikers Piemonte. Perché ti dico questo? Perché non il motivo principale, ma uno dei tanti motivi che mi ha spinto a creare Hikers Piemonte è che comunque su 2F Hiking io non pubblico solo sentieri che faccio in Piemonte. Ultimamente sì, ma per ovvie ragioni, nel senso non abbiamo effettivamente avuto possibilità di fare altro. Però noi comunque siamo appassionati di viaggi e avventura, ovviamente tutto sempre legato al cammino, no? Al camminare. L'outdoor però in generale. Sì. Ci piacciono le attività outdoor, eccetera, eccetera. Quindi volevo slegare un po' la questione dei sentieri in Piemonte da 2F Hiking, per tenere 2F Hiking come la mia persona, quello che sono le mie passioni e quello che facciamo insieme, perché poi alla fine le cose le faccio con lui c'è sempre con me.
Quindi il discorso era un po' quello. Allora ho deciso di slegare e di creare Hikers Piemonte, che di fatto è un progetto bello ciccione, perché ho incluso comunque diverse persone all'interno. Che cos'è Hikers Piemonte? È un sito dove raccolgo le descrizioni dei sentieri in Piemonte. Non ci sono solo le mie, ma collaboro con altri autori, altre persone che hanno voglia di fare, di scrivere dei propri sentieri. Alcuni sono anche delle guide o stanno per diventarlo, e quindi comunque ci sono persone che credono tantissimo nel progetto, quasi quanto me, quasi, perché come me non ci può credere nessuno. E boh, la cosa a cui tengo veramente tantissimo è il fatto che io volevo creare una community di escursionisti piemontesi che potesse appunto confrontarsi, trovare informazioni in maniera veloce e soprattutto organizzare anche magari delle camminate di gruppo, perché io ho notato che uno dei problemi principali era che magari molte persone volevano andare a camminare ma non avevano la compagnia con cui farlo. Quindi per non andare da soli piuttosto non andavano. Ed ecco come è nato Hikers Piemonte. Adesso c'è il sito, c'è la pagina Instagram, il gruppo Facebook, eccetera, eccetera. Quindi se siete interessati, voi che ci state guardando, hikerspiemonte.it, e trovate tutte le informazioni. Allora lo scriviamo, guarda, hikerspiemonte.it. Esatto. Lo mettiamo in evidenza. Io l'avevo dato un'occhiata in questi giorni, e devo dire che hai fatto molto bene, quindi complimenti. Grazie. Ti vanno d'obbligo, ma poi è la tua professione, quindi è impossibile che venga male. Esatto. No, sì, è molto, sì, interessante. Ho visto che c'è anche un format per candidarsi come relatori, diciamo, come autori. Sì, sì, sì. Allora ho pensato, ma magari per la Valgrande provo a scrivere. No, sì, ma volevo dirtelo, perché sì, cioè, ne abbiamo veramente pochissimi di quella zona. Infatti volevo dirtelo, ma già che sei di quelle parti, ma perché non diventi un autore? Poi no, magari poi... non ho i requisiti. No, vabbè, allora faccio un minimo di questionario, un minimo di selezione, perché ci tengo ad avere comunque un certo livello. Cioè, ci tengo molto che sia... cioè, deve diventare veramente un sito con una certa affidabilità e serietà. Non do la possibilità a tutti di scrivere, anche perché sono io che pubblico i sentieri all'interno e gli autori mandano le descrizioni a me. Io le controllo e se vanno bene le pubblico. Se no le correggo. No, non mi capita mai di correggerle, perché i miei autori sono bravissimi. Quindi non ne... No, però vabbè, scherzi a parte. Non faccio chissà che domande strane, quindi... Okay. Ma è nato da poco oppure esiste già da 3 anni come il... No, qualche mese, dal primo lockdown... No, neanche dal primo lockdown. Dopo. Forse dopo il primo lockdown, praticamente. Comunque qualche mese, sì. Okay. Sì, 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 è fresco, fresco. Però sta molto ambizioso, però è bella come idea, diciamo, avere un essere un po', diventare il punto di riferimento per chi vuole andare a camminare in Piemonte. Interessante. No, mi ha fatto ridere un commento: a me è salita la voglia di fare escursioni dopo che per caso ho visto un video di 2F Hiking. Quale? Quale video hai visto? Enrico. Dici quale video? Io, tra l'altro, ho visto quello che avete pubblicato ieri a proposito di vertigini, Fabio. Devo dire che ieri l'avete... No, domenica l'avete... Domenica, sì, c'è stato qualche passaggio che, insomma, era interessante. Poi con la neve, ma c'era un sacco di neve, mamma mia! È nevicato ancora anche da voi, né? Perché sì, qua è nevicato parecchio. E comunque non avevamo soltanto i ramponcini, ma era neve fresca, quindi di fatto non... servivano a niente praticamente. Sì, c'erano un 20 centimetri di neve bella morbida, friabile, che coprivano bene il sentiero, così non potevi vedere dove andare, dovevi un po' improvvisare seguendo la traccia. E sopra il santuario. Sì. È stato divertente, sì. Però, è uno, in assoluto uno dei sentieri secondo me più belli del Parco del Gran Paradiso, quello per il santuario di San Besso è veramente una cosa spettacolare. Poi è di per sé un santuario... molto scenografico, cioè veramente bellissimo, incastonato nella parete del monte. Sì, certo. Sì. Ho visto, poi vabbè, ho cercato anche su Google, ho visto qualche foto estivo che a me, vabbè, io sono di parte, io preferisco di gran lunga l'estate piuttosto che sentieri invernali, però comunque
molto suggestivo anche così, tutto imbiancato. Sì, ma in linea di massima anche noi in realtà. Giustamente, però l'inverno più. Non possiamo fermarci, quindi... Sono due cose molto diverse. Sì, in linea di massima anche noi preferiamo l'estate, ma forse perché ci sentiamo più a nostro agio, perché comunque la montagna d'inverno abbiamo iniziato a frequentarla l'inverno scorso. Sì, praticamente sì. Praticamente. Quindi sì. Non essendo ancora tanto pratici, stiamo ancora più o meno scoprendo... È molto diverso. Sì. No, anch'io ho fatto pochissime escursioni sulla neve, giusto quest'anno ne ho fatte due, basta, poi prima non le avevo fatte, quindi devo ancora un po' capire quanto mi piace e quali sono i miei limiti, ecco, sulla neve. Sì. No, dai, regala comunque dei bei panorami la neve. E anche un po' di abbronzatura, vedi che abbronzatura. E questo è merito della neve di domenica, perché era un sole fortissimo, la neve bianca, un bel riflesso e ci ha bruciati praticamente senza crema. No, vabbè, ma adesso è niente. Sì, la sera di domenica eravamo in uno stato veramente aragoste praticamente. Sì, ma poi io proprio col segno degli occhiali grosso così. Infatti, io ho detto, la banda è grande, Forse dovrei prendere degli occhiali più piccoli. A forma di cuore. Ecco, esatto. Oddio, no. Bene. Ma già che siamo in tema di sentieri, se io dovessi venire in zona, qual è il sentiero, i due sentieri, facciamo, che assolutamente, i due posti che assolutamente mi portereste a vedere? Per inquadrare un po' quello che avete di più bello, di voi. Allora, io lo porterei a vedere sicuramente il Colle della Terra, perché sì, è il mio, ormai davvero il mio sentiero del cuore. E lo dico dove? È sempre nel Parco del Gran Paradiso, praticamente, sì, quasi al Nivolé, praticamente. Sì. È molto bello, è un sentiero veramente, veramente panoramico e ci ha fatto vivere emozioni un po' altalenanti. Sì, è vero, è stata un'esperienza particolare. Perché una volta è bellissimo, c'era il sole, la volta dopo c'erano le nuvole, la volta dopo abbiamo beccato la grandine fortissima. Ogni volta che andiamo ci fa vivere delle emozioni diverse. Forte. No, però è un sentiero veramente, veramente bello. A che altezza si arriva lì? 2009 mi pare. Ah, quindi già parecchia alta montagna, diciamo, già oltre a vegetazione di un bel pezzo. Sì, quello sì, assolutamente. Sì. Sembra un po' un paesaggio lunare. Chiaro, sì. Dai, uno tu. Ma io probabilmente, magari ti porterei in Val di Susa, ci sono molti sentieri bellissimi, la Val di Susa è immensa, enorme. Noi siamo stati recentemente... Nel senso, quest'inverno siamo stati al Rifugio Arlaudo, ad esempio, che era molto bello, alla Gorpone anche. È difficile sceglierne uno, nel senso che sono tutti molto belli questi sentieri. E dato che appunto quest'inverno abbiamo frequentato un po' di più la Val di Susa, sicuramente ci torneremo anche quest'estate. Sono sicuro che troveremo delle robe ancora più spaziali, perché abbiamo già un po' di mete segnate. Sappiamo già che... ce la facciamo, ci possiamo andare. C'è un po' di astio, no? No, è che abbiamo notato che sono molto territoriali. No, però da parte nostra no, assolutamente. E quindi bisogna fare attenzione, perché se sbaglio a dire una cosa poi si offendono, e magari noi non lo sappiamo, che non siamo così preparati, e quindi poi si arrabbiano. E allora cerchiamo adesso di studiare un po' di più prima di andare, per sapere bene tutte le cose che dobbiamo dire. No, perché sennò se nel video dici qualcosa di errato, esatto. Sì, o se sbaglia a dire che non ti ricordi il nome di una cosa, disastro. Però vabbè. No, era Coindo il video, ma dai, Coindo. Del paese fantasma, sì. Neanche di un'escursione vera e propria. Beh sì, quella è una sorta di distaccamento delle escursioni vere e proprie, in cui andiamo a visitare paesi che sono abbandonati, insomma, che ormai non sono paesi più di montagna, chiaramente. Vecchi alpeggi, così. Esatto. Spesso qua in Val Grande, dove diciamo la mia valle preferita, anche se un po' meno conosciuta di altre, ce ne sono a Iosa di sentieri, immagino, di paesi abbandonati, quindi sì. Ma un po' in tutte le zone di montagna comunque ci sono tantissimi posti abbandonati, vuoi un po' perché giustamente la gente se n'è andata perché era difficile vivere in quei luoghi, o comunque c'è stata una industrializzazione del tempo, negli anni. E a noi piace perché è affascinante pensare come potevano vivere queste persone tanti anni fa, in comunità magari così piccole, in luoghi così remoti, che non era facile ovviamente vivere, perché si viveva di autosostentamento. E io la trovo una cosa super affascinante, che
oggi secondo me non riusciamo neanche a immaginare, cioè è una cosa no, assolutamente capire, cioè. Sì, ma poi anche a livello proprio emotivo, cioè nel momento in cui ti trovi lì è proprio strana la sensazione che vivi, è quasi come se fossi in un universo parallelo, è veramente particolare, ti fa viaggiare tantissimo con la fantasia, cosa che a me piace un sacco. Capisco benissimo quello che dici, guarda, mi trovi completamente d'accordo. Adesso vi segnalo un video, giusto perché ne abbiamo parlato di questi paesi fantasmi, che se cercate sul mio canale Orfalecchio, okay. Un video di una località in Val Grande, sono andato a esplorare proprio con l'intento, diciamo lo scopo di entrare un po' nella vita di questi paesini, accostando anche delle foto vecchie alle case, alle baite diroccate di adesso. Sì. Mi ha colpito tantissimo, un posto incredibile, questo mi piacerà, sono sicuro. Andremo a vedere allora. Sì. Bene, bene. Quindi, in Val di Susa, voi fate anche un mountain bike o bicicletta? No, no in realtà no. Okay. No. Perché mi è venuto in mente che io ero stato anche al Colle delle Finestre, si chiama. Okay. Non siamo stati noi ancora lì. Quando è passato il Giro d'Italia qualche anno fa, ero andato su in bicicletta, era molto bello il panorama da lì. Sì. Sì, ma è piena. Ce ne sono tanti di posti belli, sì. Sì, devo dire che comunque in Piemonte siamo veramente fortunati e purtroppo non siamo così in grado di promuoverlo come dovrebbe, cioè nel senso avrebbe veramente tanto da offrire il Piemonte, eppure viene sempre un po' lasciato da parte. Diciamo che le Dolomiti la fanno da padrone in Italia. Dolomiti, ma anche la Valle d'Aosta alla fine è già più frequentata, più conosciuta, il Piemonte, Vedrai che con Hikers Piemonte adesso... Speriamo, guarda, sarebbe bello. Più che altro sai cosa? Perché poi molti mi hanno detto, ma poi non hai paura che ci sia troppo turismo di massa in montagna, eccetera. E io ho detto, guarda, sì, ci può stare come ragionamento, però quello che mi piacerebbe fare con Hikers Piemonte è anche quello di creare una vera e propria cultura dell'escursionista. Cioè, quello che cerco sempre di far capire a tutti è che Hikers Piemonte non è solo un sito dove metto le descrizioni dei sentieri, è proprio una sorta di movimento, dove io ti spiego che, ok, ti sto mettendo a disposizione le descrizioni dei sentieri, la traccia, tutte le informazioni utili, e poi più avanti anche altre cose che però non posso fare spoiler, quindi anche altre cose molto molto utili, e però tu devi sapere come ti devi comportare in montagna, cosa devi fare, cosa non devi fare, eccetera, eccetera, perché se no non sei uno di noi, non sei dei nostri. E quindi il ragionamento è un po' quello. Sì, purtroppo in quest'ultimo periodo ho notato che ci sono stati molti incidenti in montagna, vuoi un po' perché la gente non poteva andare altrove, insomma, quindi magari cercava un po' di libertà in montagna, però è anche vero che appunto se uno non è preparato, non sa cosa sta andando a fare, magari sottovaluta un po' la situazione, lì si rischia davvero di farsi del male e non è assolutamente una cosa che deve accadere, secondo noi, cioè è bene vivere la montagna, amarla, eccetera, ma bisogna anche rispettarla in un certo senso, perché giustamente non è una passeggiata dietro casa, è un po' diverso. Quindi bisogna tra l'altro, visto sul vostro canale, fate anche dei video, diciamo, un po' più istruttivi, oltre a quelli di recensioni, cercate di dare qualche informazione in più sul vivere alla montagna al meglio, diciamo, anche a livello di sicurezza. Sì, anche se non è proprio il nostro, nel senso che ci sono persone che lo fanno molto meglio di noi. Ogni tanto noi proviamo a fare dei video così perché sappiamo benissimo che cioè, di fatto, se sono cose che noi abbiamo provato e che possiamo per questo consigliare, ok, lo facciamo, però in linea di massima preferiamo comunque fare video riguardanti le nostre esperienze sul campo, piuttosto che fare dei video informativi, perché veramente ci sono molte più persone, cioè ci sono molte persone più preparate di noi che lo fanno. Tipo Attila Adventure, ne cito uno a caso, però lui è bravissimo a fare video informativi, è molto più preparato di noi e mi pare sia anche una guida addirittura, adesso non mi ricordo esattamente. Beh, sicuramente essere una guida, comunque hai studiato, sei preparato per determinate Sì, vengo io piuttosto
mi chiedi e io ti dico guarda, vai da lui, segui lui, sei a posto. Quindi ogni tanto sì, li facciamo, ma preferiremmo fare altro. In questo periodo, essendo stati tanto a casa, purtroppo non avevamo molta scelta, quindi abbiamo anche cercato un po' di fare in modo di continuare comunque a creare dei contenuti, e gli unici che potevamo fare erano quelli informativi. Sì, beh, bisogna... Sì, tra l'altro l'anno scorso ho visto anche un video, mi avete salvato la quarantena, c'era un video sulle serie Netflix e Prime, le serie sulla montagna da guardare. Sì. Ah, beh, durante il primo lockdown ci siamo veramente fatti una cultura riguardo. Che... Eh beh, d'altronde le possibilità non erano molte, insomma. Almeno così, cioè, per cercare di fuggire almeno con la mente, quello era il modo migliore, insomma. Va bene. Ecco, visto che ho citato un attimo uno dei miei video preferiti, questo qua di Orfalecchio, che reputo molto interessante, voi avete un video preferito che è venuto particolarmente bene, che vi evoca grandi emozioni sul canale, che dite andate a vedere questo e ci scoprite. È l'ultimo, dici? È l'ultimo. Quello di San Besso, chiaramente. No, allora, diciamo, secondo me non è che ne abbiamo proprio uno preferito, però sicuramente l'obiettivo è quello di cercare di andare sempre un po' più in là e magari fare un pochino meglio. Okay. Quindi, se vogliamo... Il preferito sarà il prossimo o quello dopo ancora, speriamo. Speriamo di migliorare ancora di più, nel senso, anche perché riguardando magari i vecchi video, uno nota magari le differenze, nota appunto come ci siamo evoluti, eccetera, e di conseguenza io personalmente non sono proprio legatissimo ad un video soltanto, ci sono alcuni video che mi sono piaciuti di più sicuramente di altri, però l'idea è quella di proseguire e di cercare di trovare sempre stimoli maggiori. Allora, considera che il video che abbiamo fatto uscire di San Besso, l'ultimo video che abbiamo fatto uscire, ci è piaciuto molto come è venuto. Certo, non è perfetto, però ci è piaciuto veramente tanto, sia a livello di riprese, sia anche... anche no, anche perché era la prima escursione dopo tanto tempo, quindi forse anche per quello. Non è perfetto, però comunque ci è piaciuto molto. Abbiamo avuto modo di testare. Molto bene, molto bello, sì. Anche l'idea un po' della profondità quando siete saliti sopra la roccia, si vede bene... Siamo riusciti a ricavare il massimo da un sentiero che era veramente già di suo era fantastico. È una giornata anche fantastica, perché quello fa anche tanto la differenza. Allora fa tanto, sì. Assolutamente. Va bene. Fabio, un paio di domande per te, visto che parliamo un attimo di video, di montaggio, da montatore a montatore. No, l'attrezzatura, ho visto che utilizzate una videocamera 360 anche. Allora, abbiamo diverse videocamere, usiamo un Action Cam, in questo momento in realtà siamo passati a GoPro 9, avevamo, fino a poco tempo fa usavamo una Osmo Action, che è della DJI, in realtà sono entrambe appunto Action Cam, poi abbiamo preso anche la 360 da qualche mese, e devo dire che la 360 è veramente uno step, cambia completamente dalle altre telecamere, perché ti dà la possibilità di montare in un modo completamente nuovo, che è molto più creativo e molto più divertente anche. E il fatto di poter girare in un'unica posizione e sapere che stai riprendendo tutto ti offre un ventaglio di possibilità pazzesco, quindi questa cosa qua è veramente bella, sì. Avevo avuto anch'io questa mezza idea di prenderla, ma poi avevo guardato qualche tutorial su come montare i video 360 e mi era passata la voglia. Però magari adesso mi dici che è più semplice di quello che si dice. Io non lo trovo così complesso, è solo una questione mentale è più lungo, perché devi fare un passaggio precedente in cui vai a tirare fuori dalla clip a 360 gradi la ripresa che vuoi tu, e poi quella ripresa la vai magari a montare con un Premiere. Però considera, noi utilizziamo una Insta 360 One X2, che è l'ultimo modello che è uscito, e con questa telecamera ti viene fornito anche un software gratuito, che è proprio quello ufficiale, con cui puoi andare appunto a tirare fuori dalle riprese 360 quello che vuoi tu, cioè l'inquadratura che vuoi, il movimento di camera che preferisci, eccetera. E ti dirò, quello è molto semplice, è anche molto leggero, nel senso che a livello di hardware non fa faticare troppo il computer, è fatto veramente bene come programma, ed è molto intuitivo, è solo veramente una questione di una mezz'oretta di capire quali sono i comandi, quali sono le sue potenzialità, e poi hai solo da sbizzarrirti, cioè lì devi giocare, poi cioccare, trovare un po' quello che ti ispira. E invece pensavo a una cosa molto più complicata. No, assolutamente, non posso dire che sia complicato, perché veramente mi è bastato pochissimo tempo per imparare a gestirla,
e ti dirò, la prima volta che ho montato queste clip a 360 è stato veramente una di quelle volte che dici, oh, questa volta sono veramente sconvolto e soddisfatto da questo pubblico. Nel senso, è stato proprio un passaggio segnante, che me lo ricordo, sì, perché sì, è stata sì, una cosa veramente particolare, non me l'aspettavo così, invece è veramente incredibile. È molto interessante. L'unica cosa che non mi piace magari è che si vede sempre la mano che è lì ferma, che tiene il bastone. Quello è vero, effettivamente sì, col bastone invisibile c'è questo problema. Diciamo che si può avviare magari cercando di giocare con inquadrature un po' meno evidenti. Il problema principale è l'ombra, perché tu poi hai l'ombra della telecamera, ma non si vede. Cioè non hai niente in mano, ma si vede l'ombra riflessa. Soprattutto con la neve poi si nota tantissimo, e questa cosa qua è un po' bruttina. Però allo stesso tempo la possibilità, tenendo tu la telecamera, di riprenderti in pieno e di avere una visuale così ampia, così grandangolare, è veramente uno step in più. Cioè, inserito con altre riprese, che appunto sono dall'action cam normale, ti dà appunto quella profondità di campo, se vuoi, un po' quella tridimensionalità aggiunta che fa la differenza. È vero, è vero. Poi, ovviamente, adesso essendoci anche tanti video di montagna su YouTube, eccetera, sono un po' tutti standard, anche i miei, sono un po' tutti standard ad altri, perché... Sì, alla fine le riprese video, quello, so, cioè nel senso... Sì, poi a me piace molto integrare magari anche delle cartine, far vedere la traccia sulla cartina, così. Quello mi piace molto perché è una passione che ho, quella di andare a cercare i posti anche da Google Maps, così, per cercare anche di differenziarmi un po', dare qualche informazione nei sottotitoli. Certo, perché anche basso, così, in effetti, quindi... Perché sennò mi rendo conto che il video diventa anche un po' noioso dopo un po', no? Perché... Il rischio c'è sempre. A meno che tu non faccia cose super, super adrenaliniche, che tengono sempre, sai, l'attenzione alta. Sì, il rischio è un pochettino quello. Guarda, a proposito di adrenalina, c'è un ragazzo, si chiama Nick Pescetto, non so se lo conoscete. Sì, che lo conosciamo. Certo che lo conosciamo. Mamma mia, che roba. Lui è un folle, veramente. Purtroppo pubblica troppi pochi video su YouTube. È vero. Perché se altrimenti io davvero come un film me lo metterei lì. Sì, sì, lui è molto bravo anche nel montaggio, è veramente bravissimo. Certo, ma fa di quelle cose che mi fuma il cervello solo a guardarlo. Molto bravo, sì. Incredibile. Vabbè, adesso ho divagato un attimo perché era doveroso, adrenalina mi Pescetto. Sì, è vero. Ecco, hai ragione, sì. Tornando un attimo a noi, so che avete fatto anche il molto più famoso Cammino di Santiago. Sì, abbiamo fatto dieci giorni di cammino, che erano tutta la gara. 10 giorni avete fatto? Purtroppo farlo tutto non avevamo la possibilità, hai fatto di tempo, purtroppo, averla la possibilità di farlo tutto, ma non si può mollare il lavoro così per un mese e mezzo. E quindi sì, abbiamo fatto 170 chilometri praticamente fino a Santiago. Sì, è stata un'esperienza interessante comunque, sia per l'esperienza in sé, come lo possono immaginare tutti, ma anche per una questione proprio di rapporto con il proprio corpo, perché noi siamo abituati magari a camminare in montagna, quello è una cosa diversa, perché è una camminata più su pianure, piccoli dislivelli, sì, e lì ci siamo fisicamente. Ci siamo veramente resi conto di quanto siano diversi i modi di camminare, sì, i terreni, i sentieri, cioè tutto, veramente tutto. E anche 10 giorni comunque ti regala delle emozioni, insomma, importanti, anche se fai solo l'ultimo pezzo. Sì, è stato molto bello. E la cosa è che se uno proprio vuole fare il minimo indispensabile, ci sono gli ultimi 100 chilometri, che sono quelli che percorrono tantissime persone. Infatti noi abbiamo notato una differenza pazzesca, perché quando siamo partiti c'erano poche persone con noi che camminavano. Dopo la tappa dei 100 chilometri, da 100 a 0... Sì, Sarria. Da Sarria in avanti abbiamo trovato veramente un sacco di gente, tantissima, che era una cosa pazzesca, cioè sembrava di essere veramente in centro con i saldi, era una cosa incredibile. Allora, e non ce l'aspettavamo, non credevamo, invece è una differenza abissale. E siete stati quando? 2 anni fa? 2019 ad agosto eravamo andati, sì. Perché ho visto che c'è qualche video sul canale, quindi era già partito. Sì, diciamo, i primi video. Erano forse non il primo video che abbiamo fatto, ma il secondo. Cioè insomma i primi video erano appunto su Santiago, lì che è iniziato un po' anche il canale, è iniziato in quel periodo. Mi volevo collegare a questo perché io ho un amico, tra l'altro, che vive a Mercenasco, quindi penso sia zona canavese, che lui ha fatto invece la via Francigena, magari ci sta seguendo, Previ, se ci sei batti un colpo.
ho fatto la Via Francigena in due tranche, diciamo. Prima ha fatto da Piacenza, mi sembra, fino a Roma, e poi ha voluto recuperare dopo la parte della Valle d'Aosta. Ah, ok. Fino a Mercenasco. Sì, 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 è un ottimo modo per poterlo, diciamo, percorrere tutto, lo Spezzetti. Però lo Spezzi, esatto, sì. Sì. Diciamo che anche noi ci stiamo pensando alla Via Francigena, ci piacerebbe. È meno famosa, però... È meno famosa, ma sicuramente bella. Sì. Sì. Anzi, per carità, noi non l'abbiamo percorso tutto il Cammino di Santiago, quindi non è che possiamo proprio dire questa cosa. Però, ma secondo noi la Via Francigena, no, più che altro perché detto da persone che hanno fatto entrambi, alcuni hanno detto meglio la Via Francigena del Cammino di Santiago, quindi sì, a livello, insomma, diciamo, sia paesaggistico sia a livello di anche un po' di allenamento, volendo anche, sì. In molti ecco, dicono Previ che... ci saluta, presente, bene, mi fa piacere. Allora, già che è presente Previ, visto che lui bazzica per la Val Chiusella, cosa ci consigliate della Val Chiusella invece, ragazzi? L'abbiamo frequentata solo ultimamente, sai, e comunque ci è piaciuto un sacco, perché abbiamo fatto Cima Bossola e il Monte Cavallaria, però ne abbiamo altri... Eravamo anche stati a fondo, però quello era più una cosa... Sì, fondo, siamo stati a fondo. È un bellissimo posto da vedere, ma non è una camminata impegnativa, cioè una passeggiatina. No, però da lì partono altri trekking cioè altre escursioni. Lui mi aveva proposto tipo il Giro dei Sette Laghi, se non ricordo male. Okay. Sì, l'avevo visto, me lo sono segnato tra le cose da fare. Da fare sull'Istone 2021. Però sì, abbiamo iniziato a frequentarla da poco, sì. E poi da Torino è un filino più scomodo arrivarci adesso. Sì, è un pochino più lontano magari rispetto ad altri posti che sono più facilmente raggiungibili. Poi negli ultimi 12 mesi, insomma, è stato un continuo interrompere, ricominciare, eccetera, quindi purtroppo anche i programmi sono un po' saltati tutti e non siamo riusciti a fare tutto quello che volevamo, quindi la lista si è allungata ancora di più. Esatto. Siamo veramente incasinati. Bene, bene. Intanto, vabbè, ricordiamo a chi ci sta seguendo che possono fare eventuali domande e curiosità, le potete scrivere in chat e poi mano a mano le vediamo e rispondiamo. Ok. Poi, vabbè, ovviamente questa diretta rimane salvata. Chi arriva dopo non potrà fare le domande in diretta, ma vabbè, dai. Sono i privilegiati di questa sera. Ma facciamo il nostro piccolo annuncio, che dici? È giunto il momento. Dai, va bene. D'accordo. Visto che avete creato un po' di hype intorno a questa... abbiamo creato un po' di hype, ma perché ho veramente una voglia di pubblicare una marea di stories che non l'ho fatto per tutto il giorno, perché ho detto no, perché voglio annunciarlo nella diretta di stasera. Allora, noi in questo momento ci stiamo trovando non a casa, cioè non siamo a casa in questo momento. Siamo parecchio lontani abbastanza lontani da casa, e tra l'altro mi sono ricollegata a questo perché c'è la 360 che sta lì, che sta registrando, sta facendo un time lapse delle cose magiche in questo momento, quindi cosa è successo? Praticamente qualche settimana fa abbiamo deciso di prenotare questo viaggio e di partire, di farci qualche giorno via. Vabbè, qualche giorno alle Canarie, diciamolo pure, perché sono di quei paesi in cui si può viaggiare per turismo in questo periodo, e quindi abbiamo detto qualche settimana fa, prenotiamoci questo volo, e oggi, eccoci, siamo arrivati a Tenerife dopo una notte insonne. Sì. Abbiamo aspettato di dirlo fino all'ultimo, perché con tutti i controlli che bisogna fare in questo momento per potersi muovere, ho detto io finché non arrivo non ci credo, quindi non voglio dirlo a nessuno. Poi se ci arriviamo... Quello, è stata un'epopea, veramente. Sì, abbiamo dovuto fare di tutto e di più, e pubblicheremo dei video a riguardo, perché c'è veramente... Piccolo racconto, ci sta tutto. Sì, che isola hai detto? Siamo a Tenerife e abbiamo scelto Tenerife perché è un'isola dove ci sono tantissime vette, anche di altezze importanti, dove si possono fare un sacco di trekking. Sì. Quindi abbiamo deciso di venire qui per fare un bel po' di attività, un bel po' di trekking, creare un po' di contenuti per i vari canali social e finalmente dare un attimo una sveglia, che in questo periodo ci siamo un po'... Beh, questo è un grande annuncio, allora. Sì, dai.
Anche perché è stato difficilissimo non poter dire niente, fare attenzione, no? Aspetta, di qua e di là. Tra l'altro, in questo momento da voi sono le 9:20, da noi sono le 8:20, ma facciamoli Ok, vedere sono le 8:20. fuori dalla Sì, è vero, finestra. sono le 8:20. Allora, vi facciamo fare un tour. Vai. Dai. Un tour solo per... Sentire parlare di viaggi adesso sembra una cosa irreale. Un tour fuori dalla finestra. Allora, in diretta dalle Canarie. Vai, vai, vai fuori. Cioè, questa è la nostra vista dalla finestra, dal Ragazzi, terrazzo. non erano balle, sono veramente le Canarie questi due, mannaggia. L'ora del Cioè, tramonto, pazzesco. non so se capite la situazione. Vabbè, allora Federica, mi senti ancora? Sei Sì, collegata? Sì. ci sono, Allora ci sono. possiamo dire a chi ci segue che anziché fare domande possono infierire con commenti contro di voi. No, è bellissimo perché appunto abbiamo praticamente ci troviamo a Santiago del Teide e tra l'altro il Teide è diciamo la vetta più alta non solo delle Canarie ma di tutta la Spagna ed è di fatto un vulcano Sì, perché sì, sì. comunque un'isola Sono vulcanica piena di vulcani. 3.720 metri di vulcano. 3.720 metri e tutte le altre cime che Vulcano. sono qua comunque più o meno hanno delle altitudini più o meno simili, nel senso che ce ne sono da Ce ne sono tante, 3.100, sì. 2009, 2007, quindi cioè, stiamo parlando comunque di vette di un certo Partendo livello. dal livello del mare, poi, quindi Esatto, E la questa è la cosa cosa interessante è particolare. proprio questa, Ah, perché tu... intanto ti vedo tagliato, però, Ah, riesci a... scusami, hai ragione. Ho fatto questo spostamento. Eccomi. Che tutti pensano alle Canarie come il posto dove fuggire Mare. al mare, e invece vi assicuro, vi dimostreremo che a Tenerife, almeno le altre non le abbiamo viste, quindi di fatto non possiamo Sappiamo. dirlo, a Tenerife si possono fare tantissimi trekking ed è una fantastica meta per appunto camminare, per gli amanti del... No, non ci Sicuramente un sta paesaggio. sponsorizzando... No, Eccellente assolutamente. del No, assolutamente no. Purtroppo no. Magari sarebbe bello, ma non è così. No, il paesaggio è sicuramente molto, molto diverso da quello che vediamo di solito a casa nostra, però è interessante. È un paesaggio lunare, insomma, un Sì. Allora, sacco di rocce e di lava. aspettiamo un po' di storie, se magari qualche video Adesso, anche sì, se sta arriveranno contando sicuramente. Adesso che ho fatto l'annuncio, inizierò a pubblicare tutte le Grande. storie. Sono contento che l'avete annunciato qua sul mio canale, allora Sì, dai, ne stasera. abbiamo Cascava approfittato. proprio a fagiolo, era Esatto, perfetto. cascava a pennello, quindi abbiamo detto, ma sì, dai. Un po' di invidia sulla chat, giustamente. Sì. Beh, ma dai, lunedì Comunque, prossimo torniamo in zona gialla anche qua, quindi magari sì, qualcosina abbiamo visto, si abbiamo ricorda visto. poi, se ho capito bene, da lunedì poi. Poi c'è da dire che comunque noi ci siamo portati il computer e lavoreremo da qua, non è Anche che sì. siamo in vacanza, Perché però... tu sei libero professionista, tu invece Sì. Fabio? Anch'io, anch'io. Anche Sì, te io sei... mi occupo più di web design, però comunque anch'io con partita IVA, quindi sì, insomma, ci possiamo autogestire, possiamo lavorare da remoto abbastanza comodamente, quindi abbiamo colto l'occasione per dire, vabbè, già che c'è a questo punto, possiamo unire le due cose, lavorare e anche fare un po' quello che ci piace fare in un posto dove possiamo farlo e siamo Famosi partiti. nomadi digitali. Per Un pochino, ma solo per un periodo, un per po', adesso, solo per un passaggio. po', poi torniamo. Giusto, un attimo. Bene. Dai, allora, vabbè, adesso che ci avete fatto vedere il mare, mi sembra strano tornare a parlare di sentieri di montagna, però... No, una curiosità che avevo, da conterranei, diciamo, piemontesi, nelle vostre zone, come viste invece la mia, tra virgolette, la mia terra, l'Ossola? Quali sono i posti più famosi che magari ogni tanto si sentono? C'è la zona del Devero, che Sì, sicuramente l'Alta Val ok. Formazza, tutti innamorati dell'Alta Sì, Val quello è vero. Ok, Sì. quindi come nome la Sì, Val Formazza è molto assolutamente. conosciuta. Sì, Okay. sì, Sì. sì. Ma noi in realtà anche non troppo tempo fa avevamo pensato di venire a fare un piccolo soggiorno in quella zona per riuscire a fare qualche camminata, stavamo un po' valutando le varie vallate. Però poi si è di nuovo finiti in zona rossa senza possibilità di ritorno, quindi non siamo riusciti a organizzare nulla. Però sicuramente in futuro ci piacerebbe anche Sì. visitare quelle parti, almeno qualcosina da iniziare a conoscere un po', Se vuoi perché farci è da molto guida. grande.
quindi... No, da guida magari no, diciamo. Compagno di camminata sì, volentieri. Beh, va benissimo, va benissimo. Anche perché so che avete fatto una bella diretta con una guida locale qualche settimana fa. Ah, è vero, sì. Sì, sì, con, sì. Non mi ricordo più il suo nome, aspetta. Sì, con Daniela, sì, sì, sì. Visita Ossola e Lago Maggiore è il nome del profilo e lei si chiama Daniela, sì, sì, sì. Ho fatto un po' di... Ho fatto una diretta molto interessante con lei, che mi ha parlato un po' dei suoi progetti. Lei è bravissima, è veramente molto molto brava, è molto simpatica, è una persona super solare, quindi mi sono trovata veramente molto bene a fare la diretta con lei. Allora magari anziché farvi da guida io, chiamiamo lei, andiamo tutti insieme. In realtà già l'avevo detto anche a lei, quindi facciamo che organizzare un gruppone, andiamo tutti insieme. Ci dicono l'Ossola è sconosciuta ai più. Beh, la percezione forse è quella lì, né? Che a parte questi nomi un po' più altisonanti, sia un ad esempio per me forse entra sempre nel problema della valorizzazione del territorio, che come dicevamo prima in Piemonte non è tanto, non funziona benissimo, mettiamola così. Ci sono tanti posti che purtroppo sono un po' sconosciuti ed è un peccato. Ad esempio per me è una zona che, come può essere l'Ossola per voi, per dire, le valli di Cuneo. Io sono stato l'anno scorso in Valmaira, ma prima di questo giorno lì non conoscevo assolutamente nulla. E anche noi siamo stati quest'estate perché appunto abbiamo detto vogliamo conoscere un pochino di più quella zona e ce ne siamo innamorati perché abbiamo visitato tre valli, siamo stati giusto 4 giorni per un piccolo break, ma ci è piaciuto un sacco, cioè tutti i posti che abbiamo visto erano stupendi e camminate come se non ci fosse un domani, ci sono veramente un sacco di posti bellissimi da andare a vedere e ci torneremo sicuramente perché... ci è piaciuto veramente tanto. Sì, infatti, ed è anche quella, come dici tu, una zona poco considerata, se vogliamo, sì, poco conosciuta, sì, se non da chi ci abita vicino. Però è spettacolare. Non so, vivendo in un posto, comunque segui più o meno i profili della tua zona e ti sembra magari di ingigantire l'hype di questa zona. Ad esempio l'Ossola adesso a me sembra un posto super famoso, perché seguo solo profili che bazzicano in Ossola, vabbè, sì, sì. Un altro... E mi sembra un posto super conosciuto, invece magari la percezione anche solo a distanza di qualche chilometro è completamente diversa. Sì. Sì, 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 vuoi un po' per una questione di appunto comodità, perché uno magari non è che si prende e si fa 3 ore di auto per andare dall'altra parte, sì, della regione, rispetto... quello insomma è impegnativo. Però se uno ha il tempo magari di farsi anche solo un weekend o comunque qualche giorno in zone che sono diverse, ce n'è infinità di luoghi da stupendi. Scoprire, sì. Tornando al discorso di prima, avete citato il Devero, un sentiero che vi suggerirei, vi porterei, diciamo, se doveste passare da queste zone, è la traversata Devero-Veglia, che sono due dei posti più belli, secondo me, qua in zona, al di là della Formazza, che è ovviamente molto bella ed è anche confinante con questi due alpeggi, ma con questa traversata vedi due posti incredibili che io sono completamente innamorato. Tra l'altro l'Alpe Veglia è uno di quei posti dove riesco a portare mia moglie a camminare. Ah, ok. Perché lei non è tanto... è più... ecco, lei ad esempio è un debole per Torino. Ah, vabbè, okay. Torino è bella, e poi Torino ha tutti i sentieri nella collina che comunque sono molto piacevoli. Cioè, Torino è di San Pietroburgo, è russa. Ah, ok. È una città, diciamo, reale, come può essere Torino, e quindi ha ritrovato molte similitudini. Ah, ok. Mi piace molto andare lì ogni tanto, infatti mi lascia per un weekend, va a visitare la città. È una città ricca comunque di cose da vedere, è molto... secondo me è molto unica nel suo genere, nel senso che appunto è una città piccolina che però racchiude all'interno un sacco di bellezze, è una città molto molto piacevole secondo me. Io l'ho rivalutata molto anche grazie a lei, che mi ha portato un po' di volte a visitare qualcosa di più, e è super, cioè mi piace molto, molto più di Milano, vabbè, adesso parlando di città. Lì sono gusti, io non mi voglio esprimere su questa cosa. Perché... Io mi espongo perché da Torino vedi le montagne e il Monviso soprattutto, quindi... le vedi anche molto bene, quindi vero, è un grande plus. E parlando di sentieri, ecco, nel torinese, proprio nella cerchia del comune, comunque vicino a Torino, mi viene in mente la Sacra di San Michele, però non so se è proprio vicinissimo. È in Val di Susa, praticamente. È già in Val di Susa. Sì.
sì. La vedi dall'autostrada se vai... Esatto, sì. È l'inizio della Valle di Susa ed è molto bella sia fare la camminata della Via Crucis che sale su, che anche la Via Ferrata che abbiamo fatto quest'estate, molto molto bella, una ferrata lunga ma fattibile, insomma, è panoramica al 100% perché questa montagna praticamente è aperta quasi a 360 gradi, sì. Se vogliamo, quindi è molto molto bello, sì. Vertigini al 100% lì, Fabio, perché... è stata forse l'ultima della stagione, è stata, che abbiamo fatto. Sa di sì. Sì, è ormai passato tutto. Proprio tranquillissimo. È stata la prima ferrata, un po' come per le camminate, che all'inizio avevo avuto quel blocco. Anche lì, la prima ferrata mi ha sconvolto. Dalla seconda ho preso il via e non ho più avuto particolari problemi. Cioè, sono riuscito a cavarmela molto meglio. E ripeto, è solo questione di volerlo fare, perché se uno si sforza un pochino poi si accorge che quello è solo, appunto, è un sentimento dettato solo dal cervello, non è una cosa reale. Una volta che ci passi sopra riesci ad andare avanti. È vero, è vero. Va bene, e invece ho visto anche un video di trekking urbano che avete fatto su Torino, anche quello mi è piaciuto molto. Diciamo che lì eravamo stretti, non potevamo fare altro, quindi. No, però lo tengo conto la prossima volta che visito Torino con Giulia, con mia moglie, anziché vedere solo la città, andiamo a farci anche una bella camminata. Sentiero per sì. Superga è molto carino, Superga di per sé è spettacolare, quindi assolutamente lo consiglio, sì, okay. Sì. Poi comunque nella zona collinare, nei paesini subito appunto che fanno parte della collina torinese, ci sono parecchi altri sentieri, chiaro, è diverso, sì. non sei in montagna, sei in colline, quindi i paesaggi sono totalmente diversi, però comunque sono diversi. Sono piacevoli, diciamo che se uno non ha la possibilità magari di allontanarsi troppo, non ha tanto tempo, è comunque un ottimo modo per scaricare un po' di energie negative che magari la settimana si porta dietro e liberarsi. Puoi vedere di anche cosa. Comunque dei panorami bellissimi sulla sì. città di Torino, perché sì, da lì sì, si sì. possono vedere sì, dei bellissimi sì. panorami. Sì, sì. E tu sei torinese doc, Fabio? O sei... No, non sono torinese doc, mi sono trasferito a Torino dopo gli studi, quando ho iniziato a lavorare fondamentalmente. Quindi si parla di ormai 12-13 anni fa. Quindi ormai posso reputarmi torinese, se vogliamo, perché ci vivo da tanti anni. E mi è sempre piaciuta come città. Come dicevo prima, io la trovo una città molto, molto piacevole, molto vivibile. Al contrario magari di altre che sono troppo grandi, troppo caotiche, esatto. Invece Torino è ancora una città a misura d'uomo, se vogliamo. Sì, che poi diciamo caotica, ma diciamo la città più grande italiana, che Roma, conta 3 milioni di abitanti, che in altre nazioni 3 milioni è, tra virgolette, niente, no? È vero, è vero, è vero, quello è verissimo. È pazzesco, la percezione che abbiamo del caos anche noi italiani. Sì. Se vogliamo, da un certo punto di vista, forse siamo abituati bene, ecco, sì. Insomma. È vero. Va bene, ragazzi, non so se avete qualche altra cosa da dirci, magari anche parlando un filino di più di Hikers Piemonte, so che è un progetto al quale tenete molto, quindi è anche giusto e doveroso. Ma allora, non mi sento di dire dell'altro perché ho paura poi di spoilerare troppe cose. L'unica cosa che posso dire è che ci sono veramente tanti tanti lavori in ballo, tanti, e sono lavori veramente... ciccioni, e quindi se siete interessati comunque a questo tipo di, cioè a scoprire sentieri e a far parte di una community di escursionisti piemontesi, seguite la pagina, seguite il sito, che pian pianino, poi io faccio una cosa, praticamente una volta alla settimana sul gruppo Facebook pubblico un diario di bordo dove sostanzialmente scrivo tutto quello che abbiamo fatto per Hikers Piemonte, le varie modifiche che ci sono state, le impressioni, i miei pensieri, eccetera, eccetera, per comunque rendere partecipi anche tutti i membri della community su quello che stiamo facendo di per sé. Ed è un modo per far capire anche agli altri, guardate che stiamo continuando a lavorare, non è che si sta fermando, stanno succedendo delle cose, pian pianino riusciremo a raggiungere qualche altra piccola meta, dai. Sì. Dai, dai, in bocca al lupo, perché mi sembra un bel progetto, insomma, ambizioso, ma può andare alla grande. Poi aiuta il fatto che, facendolo di professione, qualche trick, qualche... sì, cioè, sì. Riesce a metterlo dentro per farlo crescere un pochino meglio, sì. Un pochino più agevolmente, ecco.
Sì. Vabbè, certo. Adesso lo mettete un attimo da parte perché vi dedicherete, immagino, all'esplorazione di Tenerife, che non è male. Sì, in questi giorni sicuramente. Infatti volevo chiedervi, sono nel cassetto progetti futuri per 2F Hiking? Beh, direi che l'annuncio di oggi già ci dà un buon indizio. Sì, esatto. Abbiamo tante cose che vogliamo fare, anche per 2F Hiking ci sono tante cose in ballo, appunto una sicuramente è la Via Francigena, sì, che ce l'abbiamo in testa e prima o poi succederà e la faremo, non so bene come, se spezzettata, come, non lo so dire, però sicuramente la faremo e sicuramente comunque tante altre cose. Ci piacerebbe anche iniziare a interagire anche di più con appunto altri youtuber che si occupano di sentieri come noi, eccetera, eccetera. Perché quello che ho notato anche facendo le dirette su Instagram è che siamo veramente una forza della natura, perché siamo giovani, abbiamo voglia di promuovere i nostri territori e secondo me è una cosa importantissima e bellissima e sono certa che se ci unissimo tutti facendo delle collaborazioni, andando a camminare insieme, secondo me, cioè, riusciremo ad ottenere dei risultati pazzeschi. Quindi. Questa è una cosa bella che dici, perché io seguivo adesso un po' di meno alcuni youtuber americani, ma più famosi, magari Casey Neistat e Peter McKenna, sono nomi un pochino più famosi così, e loro fanno tantissime collaborazioni, lasciano magari un po' da parte l'ego personale, si accorpano, si raggruppano e fanno delle cose belle insieme. Magari in Italia c'è un pochino meno questa non so, questa voglia di collaborare, c'è forse un filo più di gelosia, mi viene da dire, non lo so, però sì, c'è un po' questa essere concezione del fatto che il solito discorso del mi rubi il territorio, mi rubi i clienti, mi rubi le cose, che di fatto non ha senso, non serve a niente, non è utile, crea soltanto astio, ti fa vivere male. Cioè, vabbè, adesso non è il mio caso, perché io ho ancora una community molto piccolina, ma comunque ci sono anche youtuber molto più, con un seguito molto più grande di noi, che fanno fatica a volte anche a fare delle collaborazioni, che dici, se fate qualcosa insieme, cavolo, spaccate. Perché sicuramente, certo. Eh sì. No, quindi è molto bello quello che hai detto, Fede, bravi. Mi trovate d'accordo in pieno. Sicuramente faremo qualcosa anche con te, sicuro, capiterà. Appena sarà possibile muoversi liberamente, ce ne sono tantissime di cose da fare. O io vengo da voi a scoprire le valli del Torinese, oppure se capitate voi in zona, volentieri. Sì, volentieri, sì. Ma anche entrambe le cose. Esatto. Adesso la lista del 2021 si allunga un po', ma sì, infatti ogni volta è così. Passiamo all'anno successivo direttamente, perché sennò. Va bene, dai, nel salutarci, che programmi avete per domani, visto che siete in un posto... Domani è una giornata tranquilla, anche perché oggi siamo arrivati qua senza dormire la notte scorsa, quindi dobbiamo un attimo riposarci e riprenderci. Poi nei prossimi giorni organizzeremo, abbiamo già visto un po' di itinerari interessanti. Sì, abbiamo una scaletta di cose da fare, chiaramente, tutto. Pubblicheremo tutto comunque nelle storie, eccetera, sì, eccetera. E poi nei video, naturalmente. Quanto state lì, se si può dire? Fino al 3 maggio. Due settimane, fondamentalmente. Due settimane, vabbè, dai, allora un bel po' di tempo ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo, sì, esatto. Sì, dai. Dai, va bene, intanto ricordo a tutti che, vabbè, nella descrizione ho messo tutti i vostri riferimenti, forse non ho messo ancora il sito di Hikers Piemonte, ma dopo lo vado a inserire e poi... Da domani metterò i famosi capitoli del video, così si riesce a navigare un pochino più facilmente all'interno della nostra chiacchierata. Se qualcuno è interessato solo a determinati argomenti, può saltare da una parte all'altra, lo trovo uno strumento utile. Sì, sì, comodo. Va bene, vi ringrazio, è stato un vero piacere conoscervi. Grazie a te. Anche per noi. E adesso vi auguro un piacevole soggiorno. Grazie. Seguirò volentieri le vostre stories. Grande. Dai, sicuramente ci sentiremo comunque prossimamente per qualcosina, qualche progetto insieme. Volentieri, dai, va bene. Grazie mille, grazie Stefano. Grazie dell'ospitalità. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao.